mai. Per il quarto anno abbiamo messo in piedi questa misura a disposizione delle famiglie che ne hanno più necessità per sgravare del 100% la bolletta Tari alle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 14.000 euro. Quest'anno abbiamo fatto uno sforzo maggiore, abbiamo messo un fondo di 147.000 euro e si fa presente che è necessario fare richiesta per fare la richiesta appunto dell'azzeramento della bolletta della Tari ed è possibile farlo presso gli uffici del comune di Fano, l'ufficio tributi oppure all'ufficio servizi sociali all'UPS di Sant'Orso attraverso una domanda telematica che sarà possibile presentare fino al 28 di aprile. Si ricorda che il contributo si riceve attraverso l'azzeramento della bolletta, quindi la prossima bolletta della Tari che sarà a giugno, i beneficiari se la vedranno, diciamo così, arrivare a casa con da pagare zero. E pensiamo che questa sia una misura molto importante, concertata ormai da diversi anni con i sindacati, che mette a disposizione un aiuto concreto di chi più ne ha necessità. Voglio ricordare che queste sono risorse interamente della finanza locale, che facciamo con grandi sforzi e grande parsimonia. Un'altra misura che si inserisce in una cornice di sostegno alle famiglie che l'amministrazione in questi anni ha messo in campo. In questi anni il Comune di Fano è stato virtuoso perché ha ottenuto negli anni passati l'importo più elevato dalle risorse nazionali nel riparto della Regione Marche, proprio perché aggiungeva risorse proprie. Lo scorso anno, nel 2023, questo fondo è stato azzerato purtroppo dal governo e la Regione Marche non ha integrato con proprie risorse, quindi ci siamo trovati come Comune, condividendo la scelta come giunta, a mettere ulteriori risorse per cercare di dare davvero un segno, un sostegno tangibile, concreto alle famiglie che sono in difficoltà economica e che si trovano in condizioni magari di maggior precarietà a sostenere spese comunque significative nella gestione del proprio nucleo familiare, tra cui appunto il pagamento delle bollette, il pagamento del canone di locazione ed altre. Come assessorato al welfare abbiamo il compito di sostenere ogni individuo e ogni famiglia, ma soprattutto quelle famiglie che sono, con un occhio d'attenzione per quelle famiglie che sono in difficoltà economica. Con la quale possiamo intervenire adesso.